Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oh, oggi non si scherza, eh? Oggi siamo di partita, bisogna cercare di portare a casa i 3 punti assolutissimamente, non bisogna perdere terreno sulle altre, cioè sull'Inter che ieri ha vinto, sul Napoli che ha punteggio pieno e deve ancora giocare, perciò testa alla partita, concentrati perché l'insidia è sempre dietro l'angolo. È vero che è il Venezia, una neopromossa, però sono sempre 3 punti, ragazzi. Ogni partita sono 3 punti. Lo so che magari posso anche dire una banalità, però bisogna stare concentrati. Anche se devo essere sincero, confronto agli anni passati, sono più tranquillo da questo lato perché mi sembra che i ragazzi siano cresciuti tanto mentalmente su. Non lasciano nulla al caso, perciò secondo me scenderanno in campo concentrati e vedremo una bella partita. E appunto, come ho detto prima, l'Inter ha vinto. Volevo aprire una piccola parentesi perché ho visto la partita ieri e beh, ragazzi, una bella partita, cioè io ho visto la Fiorentina che nel primo tempo è stata devastante, cioè la Fiorentina in confronto all'anno scorso, cioè un'altra squadra, ragazzi, ha fatto un primo tempo dei ritmi che, mamma mia, cioè che se ne dica su Handanovic, che non è un portiere, ma quale non è un portiere? Ma Handanovic è un gran portiere. Handanovic ieri ha quasi vinto la partita da sola, perché se lui non fa quelle due o tre parate e la Fiorentina va sul 2 o magari anche sul 3-0 meritatamente, perché l'avrebbe meritato, perché ha giocato veramente un primo tempo devastante. Se non fa quelle parate, Handanovic la partita si chiude al primo tempo, eh? Poi non è che sono come tutte le partite, come l'anno scorso che ha vinto poi 4-3. Non è che è sempre semplice poi rimontare 2 o barra 3 gol. Invece no, ragazzi. Handanovic ci ha tenuto in piedi la partita, l'Inter ha saputo soffrire insieme ad Handanovic, ma anche l'Inter ha saputo soffrire. E poi era inevitabile, la Fiorentina nel secondo tempo è calata un po', anche se devo dire, ha iniziato i primi 5 minuti bene, però poi dopo inevitabilmente è calata. L'Inter 1-1, 2-1, basta, è finita la partita, perché poi l'Inter è forte su quel lato lì. Quando decide di andarla a prendere, se gli dai un minimo di possibilità, non se la fa scappare, cioè ti castiga come giusto che sia, perché è una grande squadra, perciò 1-1, 2-1, basta. Poi sostanzialmente la partita, magari con l'espulsione del giocatore della Fiorentina, è finita. Però anche prima dell'espulsione la vedevo più un po' più stanca, ecco, cioè non ha fatto grandi cose anche prima dell'espulsione, perché comunque l'Inter ha fatto il 2-1 al 55esimo, cioè l'espulsione è stata 20 minuti dopo, non ha fatto grandi cose. Poi certo, quella ha chiuso direttamente la partita. Bene, bene, contento per loro. Noi dobbiamo pensare a noi e pensare che abbiamo una gran partita, che questa sera abbiamo delle assenze e non di poco conto, perché comunque ci mancano ancora sia Giroud che Ibrahimovic. Perciò dobbiamo ancora fare a meno delle nostre punte. Ci manca Calabria, anche se devo dire che Kalulu si è comportato bene con la Juve, e spero che stasera Pioli non snaturalizzi ancora Tomori mettendolo a destra e giochi con Kalulu a destra o Florenzi, non so perché non provi Florenzi, cioè, pensavo fosse arrivato appunto per sostituire quella fascia lì, o Calabria o Saelemaekers, però o uno o l'altro, ma Tomori deve stare al centro della difesa insieme a Romagnoli, perché Chiesa è infortunato anche lui, e poi a destra decidesse lui. Calabria
Lulu, Florenzi, qualcuno, basta che non snaturalizza Tomori, perché Tomori deve stare lì. Frank Tomori deve rimanere al centro della difesa, mi sembra il Baresi dei bei tempi, uno spettacolo, ragazzi, senza nominare, però mi ricorda molto Baresi. E niente, centrocampo Tonali ormai secondo me è inamovibile, e poi può scegliere lui, che sì, Bennacer, però Tonali deve stare a centrocampo e il resto lo sappiamo. Speriamo in bene, dai, però sono abbastanza fiducioso che i ragazzi facciano una partita. E niente, volevo parlare anche un pochettino del caso Maignan, di quello che è successo a Torino domenica, di quei due beceri che hanno detto quelle cose vergognose. E non voglio tanto parlare di loro due, anche se secondo me è giusto farlo, perché sennò cioè, non si arriva mai a un dunque. Qua bisogna arrivare a un dunque, ragazzi. Non si può che nel 2021 esistano ancora persone che possono permettersi di dire quello che hanno detto queste due o tre persone, adesso non so quante siano state, e che la facciano franca. No, ragazzi, non si può, ragazzi, non si può. Non perché è per il giocatore del Milan, cioè, non si può. Basta. Perciò, detto questo, mi volevo soffermare su invece il ragazzo Maignan. Maignan è un uomo, ragazzi, cioè noi abbiamo fatto un acquisto, cioè io non sono mai stato per Donnarumma, cioè sì, gran portiere, nulla da dire, delle qualità straordinarie, però non l'ho mai portato come fanno altri. E oggi io dico che secondo me in porta non abbiamo perso niente. Secondo me noi in porta abbiamo un grande portiere che fa il suo, ma abbiamo un grande uomo. E nel calcio è vero che ci serve anche un gran portiere, però le grandi squadre che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere nel mondo, non mi sembra che abbiano mai avuto grandi fenomeni in porta. Cioè il Milan di Sacchi, voglio dire, aveva bei portieri, ma non fenomeni, da Galli a Rossi. Cioè, anche l'Inter stessa, quando ha vinto il triplete, sì, aveva Julio Cesar, che ha fatto quei 2 o 3 anni da fenomeno, però poi in realtà non è che. Cioè, noi, secondo me, con Maignan abbiamo migliorato tanto in porta. Io adoro sto ragazzo, e poi è un grande uomo, perché anche quello che ha scritto ieri sul caso degli insulti, è proprio un uomo tutto di un pezzo. Gran persona, bella persona. Complimenti a Maignan, complimenti al Milan, a Maldini che sono andati a prenderlo. Avanti così, cioè secondo me è un gran bel giocatore e ci darà tante soddisfazioni. Niente, ragazzi, io adesso sono abbastanza teso, perché io quando è il giorno della partita sono teso. Con chiunque giochiamo io sono sempre in ansia. Perciò calma, sangue freddo, giochiamoci la nostra partita. E magari ci vediamo cioè sicuramente ci vediamo dopo la partita per commentarla, e speriamo con una bella vittoria. E niente, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mi piace, iscrivetevi al canale, e magari se avete anche qualche commento, scrivetemelo pure, così interagiamo un pochettino. E ciao, a dopo, buona giornata, ciao.